Possiamo procedere? Colleghi, buongiorno. Nel corso dell'esame dell'atto 572 recante la proposta di linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Commissione Ambiente, alla quale l'atto era stato deferito in sede consultiva, ha formulato un articolato parere alle Commissioni riunite 5a e 14a, competenti per l'esame dell'atto in sede primaria ai fini della predisposizione della relazione per l'Assemblea. Sulla base dell'esame dei temi di specifico interesse della Commissione connessi con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le prospettive legate all'utilizzazione delle sovvenzioni e dei prestiti previsti dal programma Next Generation EU dell'Unione Europea, all'interno del quale si collocano le misure più significative relative alle risorse stanziate per il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al riguardo, in termini più specifici, va ricordato che nella comunicazione strategia annuale per una crescita sostenibile 2021, COM 2020-575 del 17 settembre 2020, la Commissione europea ha fornito indicazioni sulla redazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e sui progetti da presentare, che tra i principi chiave dei piani nazionali vi è la transizione verde, nell'ottica del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione significativa delle emissioni di gas entro il 2030. Più in particolare, in ogni piano nazionale la spesa relativa al clima dovrà ammontare almeno al 37%, con riforme di investimenti nel campo dell'energia, dei trasporti, della decarbonizzazione dell'industria, dell'economia circolare, della gestione delle acque e della biodiversità. Nel corso dell'esame del citato atto 572 è stata evidenziata la necessità da parte della Commissione di un confronto con il Governo, e in particolare con il Ministro dell'Ambiente e anche con il Ministro dello Sviluppo Economico. I tempi limitati a disposizione per l'esame in Commissione della proposta di linee guida hanno impedito che il suddetto confronto potesse aver luogo nell'ambito dell'esame medesimo. In Commissione si è però ritenuto comunque opportuno procedere allo stesso, a questo confronto, successivamente nei tempi più brevi possibili, anche in considerazione del fatto che il termine finale per la predisposizione dei progetti ai quali saranno destinate le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è fissato al 30 aprile 2021, per cui si è ancora in una fase di elaborazione iniziale nella quale è apparso opportuno che l'interlocuzione fra Governo e Parlamento potesse ulteriormente proseguire. Quindi, nel salutare e dare il benvenuto al Ministro Patuanelli, che ringrazio per aver accolto immediatamente il nostro invito, vi comunico altresì che, diversamente da quanto previsto inizialmente, l'audizione è in videoconferenza e che pertanto, per motivi tecnico-organizzativi, dovremo terminare i nostri lavori entro le ore 14. Quindi, per meglio gestire i nostri lavori, comunico che ovviamente darò, in primis la parola al Ministro Patuanelli. E dopo faremo un primo giro di domande, magari uno per gruppo, il Ministro avrà modo di replicare, poi se c'è tempo anche un secondo giro. Grazie Ministro per essere qui con noi e le lascio immediatamente la parola. Prego. Grazie Presidente, oltre a ringraziarla per l'iniziativa saluto la Presidenza e tutti i colleghi senatori presenti. Credo che, come ha giustamente sottolineato nella sua relazione introduttiva, il tempo del confronto è questo, la partita si sta ancora giocando ed è giusto che ci sia un stretto rapporto tra Governo e Parlamento perché ritengo che è in gioco il futuro del nostro paese nel modo in cui noi avremo la capacità non di spendere le risorse del Next Generation EU, ma di investirle nei settori che hanno più necessità di investimento pubblico e privato e hanno più necessità di trasformazione verso i grandi filoni di transizione che la Commissione europea ha voluto indicare, ma che i Paesi membri hanno accolto, che sono quelli della digitalizzazione, dell'innovazione, della competitività, delle transizioni energetiche e di sostenibilità.
credo che il rapporto che debba esserci è proprio tra governo e Parlamento e non tra governo e maggioranza, perché è evidente che il contributo che tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione potranno dare in questo momento sarà un contributo fondamentale per fare le scelte migliori per il nostro Paese. Quindi sono sempre a disposizione delle commissioni in qualsiasi momento per confronti sia con audizioni ma anche in modalità diverse che le commissioni stesse vorranno individuare. Credo che sia giusto partire da un quadro complessivo, cioè proprio dalle linee guida che il governo ha individuato sulla scorta ovviamente delle comunicazioni della Commissione europea che poi il Parlamento ha analizzato nelle scorse settimane. Abbiamo individuato alcune missioni come la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività del sistema produttivo, la rivoluzione verde, la transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, equità sociale di genere e territoriale e ovviamente il cluster salute, che è un cluster fondamentale. Ognuna di queste missioni sono poi suddivise in azioni, ad esempio nella missione digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo abbiamo l'azione digitalizzazione, innovazione e sicurezza informatica nella pubblica amministrazione, l'innovazione digitalizzazione del sistema produttivo e la competitività e l'attrattività e il sostegno all'internazionalizzazione del turismo, così come nella rivoluzione verde e la transizione ecologica le azioni sono impresa verde, economia circolare, transizione energetica, mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela del territorio e patrimonio idrico e tutela e valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio. Ciascuna poi di queste azioni, non le cito ovviamente tutte, ciascuna di queste azioni è poi suddivisa in progetti qualificanti e ciascun progetto qualificante contiene ovviamente gli obiettivi, la strategia, l'impatto e soprattutto l'execution. Quello su cui come Ministero dello Sviluppo Economico ci stiamo concentrando è proprio come dare la certezza della caduta a terra, permettetemi questa metafora che si usa molto ma che in questo caso è molto opportuna, la caduta a terra degli investimenti che vengono previsti. È fondamentale perché i tempi di realizzazione dei progetti non sono una variabile indipendente, anzi, tutto ciò che non sarà efficace ed efficiente e speso non sarà oggetto di contributo europeo e quindi ritenere che oltre al focus sulla strategia e gli obiettivi ci debba essere anche un focus sull'execution è un principio saldo delle nostre modalità operative. Venendo nello specifico alle questioni legate al Ministero dello Sviluppo Economico, io ritengo di dover ripetere una cosa su cui sto insistendo molto. Quando si parla di sostenibilità bisogna chiarire, secondo me, che la sostenibilità è un tavolo che si regge su tre gambe. La sostenibilità deve essere ambientale, la sostenibilità deve essere economica, perché se non c'è business economico si perde anche ogni principio di sostenibilità, e la sostenibilità deve essere sociale. Faccio alcuni esempi. Un qualsiasi progetto di sviluppo, qualsiasi azione legata ad un asset produttivo del paese deve contemporaneamente soddisfare i requisiti di sostenibilità ambientale, quindi non può esserci sostegno a quella parte di industria che ha un impatto sull'ambiente non controllato, non controllabile e superiore alle soglie di allarme di norma e di buon senso. Non può esserci un sostegno su un'attività economica che non ha una sostenibilità economica finanziaria e quindi che non ha un business plan che porti
a soddisfare i requisiti economici e non può essere sostenuto un progetto imprenditoriale che non faccia della sostenibilità sociale, quindi del mantenimento e della creazione di posti di lavoro, di buoni posti di lavoro, quindi non precari ma stabili, come elemento centrale nel progetto industriale. Quindi questi tre elementi devono coesistere in quelle attività che avranno il supporto del Recovery and Resilience Fund nelle progettualità del governo italiano e del nostro paese. I nostri assi della politica industriale sono la crescita sostenibile e inclusiva. Ora mi consento un breve passaggio sull'ilarità che molto spesso suscita il parlare di decrescita felice, in modo quando si parla di decrescita si utilizza sempre un po' un tono scherzoso e quasi dispregiativo. Io credo che bisogna parlare invece di crescita, ma che sia sostenibile ed inclusiva. È sostenibile nell'accezione che ho detto prima, dei tre grandi canali della sostenibilità, inclusiva perché deve arrivare a tutti. Non esiste una crescita che porti a un'asimmetria di distribuzione del reddito. La crescita deve essere simmetrica. Altro asse fondamentale della nostra politica industriale è la centralità dell'impresa. Nel tessuto sociale l'impresa ha un ruolo centrale perché crea lavoro e distribuisce ricchezza. Ulteriore pilastro del nostro modello di sviluppo è l'eccellenza nelle competenze e nelle professioni. Il nostro paese è il paese del genio, della grande creatività, della capacità in tutti i settori di inventarsi e innovarsi e reinventarsi quotidianamente. Oggi dobbiamo fare uno sforzo di riprendere quel ruolo centrale del nostro paese nella capacità di formare competenze e di trattenerle nel nostro paese. Riteniamo che sia necessario arrivare ad un paese che investe almeno il 6,5% del PIL in tecnologie digitali, che ha il 70% di imprese manifatturiere che utilizzano tecnologie 4.0, un paese che investa il 3% in ricerca e sviluppo e che abbia meccanismi di trasferimento delle tecnologie in tutto il sistema produttivo, un paese dove le filiere e il Made in Italy possano sostenere una crescita delle esportazioni maggiore del 4% all'anno, del 4% all'anno tra il 2020 e il 2026, un paese dove le emissioni industriali di CO2 siano in linea con i target europei e internazionali e dove fare impresa sia più semplice e gli strumenti di finanziamento siano in linea con i benchmark europei. Un paese dove si annullino i gap di offerta sulle nuove professioni, quindi con un'implementazione forte degli ITS, degli STEM, dei PhD. Un paese con una leadership attenta allo sviluppo e all'attuazione, dove il mercato e il merito siano il motore di sviluppo e di inclusione. Noi abbiamo iniziato da subito, dall'accordo di fine giugno, primi di luglio, a lavorare su una serie di progettualità, andando ovviamente assieme alle direzioni generali a ricercare tutte quelle progettualità che la situazione economica finanziaria del nostro paese negli ultimi anni non aveva consentito di portare avanti. Questo non significa svuotare i cassetti, significa innanzitutto fare un piano generale a mosaico di tutto ciò di cui i sistemi produttivi del nostro paese hanno bisogno. Dopodiché abbiamo iniziato un ragionamento basato sulla necessità di intervenire su poche aree con alto impatto che abbiano strumenti semplici e preferibilmente conosciuti dalle imprese. Abbiamo inteso approntare alcune iniziative che siano in forte discontinuità e ovviamente, come dicevo prima, tutto questo deve essere calato nell'execution, cioè nel come le cose poi arrivano al sistema industriale. Abbiamo come primo
macro tema, quello del supporto alla trasformazione digitale e all'innovazione. Su questo il pacchetto Transizione 4.0, assieme al focus sulle competenze e sulla formazione, è centrale nelle politiche di sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico, perché il 4.0 declinato con le trasformazioni dell'ultima legge di bilancio, cioè quella di dicembre 2019, è un pacchetto che è conosciuto dalle imprese, è automatico, non è a rubinetto, quindi non finisce, non è un fondo, ma è a libero accesso e soprattutto consente alle imprese di fare investimenti legati all'innovazione, alla digitalizzazione, all'utilizzo delle tecnologie emergenti e anche non mature, ma contiene anche quella parte di ex superammortamento, beni strumentali anche non 4.0, che consente soprattutto alla piccola e media impresa di innovare le proprie risorse gestionali, le proprie competenze. È nostra intenzione arrivare a una misura pluriennale, che sarà già all'interno della legge di bilancio, con un potenziamento forte di aliquote di detrazione da un lato e di massimali dall'altro. In questo senso tutte le parti di credito d'imposta, sia beni strumentali, materiali e immateriali, ricerca e sviluppo, devono essere accompagnate da una forte capacità di comunicazione nel paese, perché abbiamo visto che ancora oggi troppo poche sono le imprese che, pur potendo accedere alla misura, ne accedono. Vi accedono con difficoltà, nonostante il 4.0 sia una misura che ormai da anni regna nel nostro paese. Ovviamente non c'è solo il 4.0, ci sono poi le misure a sportello, la nuova legge Sabatini, il digital transformation, i macchinari innovativi, nuovi interventi agevolativi per la cybersicurezza. Ecco, sulla cybersecurity c'è un focus importante, perché è chiaro che molti dei servizi all'impresa che una volta si facevano in modo analogico, oggi diventano digitali, sono servizi su rete, e l'accesso ai dati deve essere un accesso protetto, sicuro e garantito. E quindi gli investimenti in cyber security sono fondamentali, così come sono fondamentali gli strumenti per la formazione. Tutta la parte importante del trasferimento tecnologico, noi intendiamo creare 5 grandi centri, grandi network di alta tecnologia, con dei focus particolari, con un partenariato pubblico-privato sull'intelligenza artificiale, sul quantum computing, sulla fisica quantistica, sul biomedicale e l'idrogeno. Apro un capitolo a parte, poi forse ci torno, sulla questione idrogeno. Io ritengo che nella transizione energetica il vettore su cui investire sia proprio una molecola, che è quella dell'idrogeno, perché potrà risolvere alcuni dei grandi problemi del passaggio verso l'utilizzo spinto dell'elettrone, e quindi dell'utilizzo e dell'elettrificazione dei sistemi produttivi, sia per quanto riguarda la parte appunto energia e luce, ma anche per quanto riguarda la produzione di energia termica mediante pompe di calore. Il problema principale dell'elettrone è ovviamente che l'energia elettrica deve essere prodotta e consumata nel momento in cui si produce, e quindi portare all'elettrificazione forte delle nostre necessità di energia termica significa anche avere i problemi dello stoccaggio dell'energia, e quindi dell'accumulo, che si può fare o con le batterie o con l'idroelettrico e con i bacini.
È chiaro che sono entrambi elementi, il primo, quello delle batterie, che non, ha un, che non è un asset industriale italiano, purtroppo, perché di fatto non si è investito nel nostro paese nella produzione interna di batterie, quindi significa in qualche modo alimentare asset industriali di paesi terzi, mentre sulla parte dei vaccini, su cui ovviamente un ragionamento va fatto, l'ampia estensione della necessità di accumulo porterebbe ad impatti ambientali che qualche volta non sono sostenibili. Invece l'idrogeno come accumulo e come vettore di trasporto energetico è una molecola su cui bisogna assolutamente investire, anche perché potremmo finalmente implementare una catena produttiva italiana che con le produzioni di elettrolizzatori interna, con il rapporto privilegiato che abbiamo col paese, con i paesi del Nord Africa, che ci potrebbero consentire di produrre energia da fonte rinnovabile, quindi energia dal sole, nei paesi del Nord Africa, il trasporto energetico nel nostro paese e la formazione di idrogeno, quindi la produzione di idrogeno in Italia, porterebbero l'Italia a essere l'hub energetico di tutta l'Eurasia sostanzialmente, o quantomeno di tutta la parte dei paesi europei. Chiuso questa parentesi sull'idrogeno, che però credo abbia molta attinenza con la vostra commissione, con la necessità di transizione energetica, ritorno al trasferimento tecnologico. Prevediamo di rifinanziare Digital Innovation Hub, i PID, abbiamo istituito Eneatec, una fondazione fondamentale che va a chiudere a coprire quel pezzetto del trasferimento tecnologico che mancava, che dalla ricerca scientifica passa alla ricerca applicata, passa alla sperimentazione, alla prototipazione, alla preproduzione e poi alla produzione di mercato. Ecco, il pacchetto della ricerca applicata alla prototipazione mancava, ed Eneatec ha proprio questa fondamentale ruolo. È chiaro che dobbiamo sostenere anche la domanda di servizi digitali per stimolare l'offerta, e anche su questo abbiamo diverse progettualità in corso. Venendo poi alla transizione verde, quindi l'altra grande area di progetto, è evidente che il primo focus fondamentale è quello del risparmio energetico, ed è quindi importantissimo che vi sia una forte spinta al mantenimento della misura del superbonus come elemento centrale di politica di risparmio energetico, che tiene dentro grandi temi, quello appunto del risparmio energetico, quello della sicurezza sismica, quello dello stimolo a un settore, quindi di accompagnamento di un settore che dal 2008 non è mai uscito dalla crisi, che è il settore dell'edilizia. E poi il grande tema dell'accesso alla misura anche alle persone non abbienti, perché il 110% consente anche a chi non ha risorse economiche di efficientare dal punto di vista energetico il proprio edificio e metterlo in sicurezza antisismica. Vanno riviste le dinamiche di accompagnamento di tutte le progettualità legate al PNIEC, che dobbiamo accelerare con forza per poter raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci siamo dati da prima nel 2018 e poi nel 2019 con le comunicazioni della Commissione, in particolare della Presidente von der Leyen, che ha inteso alzare i target al 2025, e quindi la necessità di intervenire con grande rapidità e forza su anche e soprattutto sul permitting dei progetti industriali legati al PNIEC. Su questo il lavoro che ha fatto la Commissione Ambiente nell'ultimo decreto cosiddetto semplificazione è stato un ottimo lavoro. Credo che bisogni monitorare l'efficacia e l'efficienza delle norme previste.
Molte delle progettualità, in accordo col MATMA, riguardano l'economia circolare per le imprese, con lo sviluppo e l'adozione della strategia nazionale sull'economia circolare, il rafforzamento delle competenze, lo stimolo alla consapevolezza dell'impresa, perché è fondamentale far capire alle imprese che un'analisi puntuale dei materiali in ingresso e dei residui in uscita consente alle imprese stesse di sviluppare dei business che economicamente sono molto vantaggiosi, ma che portano a un utilizzo forte delle materie prime secondarie consentono quindi da un lato di continuare i business economici, dall'altro di mantenere il focus sulla sostenibilità ambientale. Non aggiungo molto altro, anche perché voglio dare spazio ovviamente a tutte le eventuali domande, ma soprattutto, guardate, più che le domande, io sono curioso di sentire le proposte, non ovviamente tutte oggi, ma in generale in questo periodo. Ovviamente stiamo facendo un focus specifico sul settore della siderurgia, tutti conosciamo la situazione di complessità e difficoltà di ciò che accade a Taranto, ma la siderurgia in Italia non è soltanto Taranto, è una filiera che da Taranto si sviluppa su tutta la nostra penisola, arriva in Umbria con AST, si sviluppa a Piombino, Genova è in stretto raccordo con Taranto e poi da la Lombardia dell'Est, dalla Lombardia fino al Friuli Venezia Giulia, la filiera degli acciaieri del Nord, che è una filiera molto importante. Stiamo con fatica, ma con in modo proficuo, sviluppando un piano nazionale della siderurgia, in un momento di complessità che potete immaginare, perché sviluppare piani strategici in un momento di grande incertezza di tutti i mercati non è ovviamente facile. I piani si basano su previsioni a medio termine di sviluppo dei mercati, quello siderurgico come quello dell'automotive o quello della cantieristica navale. È chiaro che in questo momento fare previsioni a medio termine sono previsioni molto aleatorie, perché non conosciamo, non avendo la sfera di cristallo, non conosciamo le modalità con cui riusciremo finalmente a metterci alle spalle il periodo pandemico e potremo ricominciare a sviluppare mercati come prima della pandemia. Però è evidente che un piano nazionale sulla siderurgia ha un focus centrale, una siderurgia che deve essere decarbonizzata, che deve avere un'impronta ecologica definita e limitata. L'ultimo tema su cui voglio poi lasciarvi è quello dell'attrattività e del rafforzamento del sistema produttivo. Noi abbiamo due grandi fragilità dei nostri sistemi produttivi, forse anche più di due, però i due centrali sono certamente la sottocapitalizzazione e quindi la difficoltà di accesso al credito e agli investimenti e la frammentazione delle filiere, soprattutto la presenza di molte micro e piccole imprese che non fanno parte di filiere. Noi dobbiamo da un lato accompagnare la crescita dimensionale delle nostre imprese e dall'altro non dobbiamo dimenticarci l'origine artigiana dei nostri imprenditori. E quindi alla vocazione artigianale del prodotto Made in Italy, che è tanto ricercato nei mercati esteri e consente al nostro paese una bilancia commerciale favorevole in molti settori, tra le esportazioni e le importazioni, dobbiamo accompagnare un processo di crescita dimensionale dell'impresa e quando parlo di crescita dimensionale mi riferisco sia alla dimensione numerica e quindi al personale dell'impresa singola,
che alla crescita di sostenibilità economico-finanziaria dei piani industriali, e quindi un rafforzamento delle capitalizzazioni delle imprese e quindi un accesso più facile al credito nel momento in cui è necessario fare investimenti. Ovviamente anche su l'attrazione di investimenti, il reshoring, vi sono progettualità specifiche, in stretto raccordo ovviamente si lavora sul Made in Italy e la competitività sull'export assieme al MAECI, che ha la competenza sull'internazionalizzazione, e ovviamente un ulteriore focus va fatto sull'accesso al credito, che in questo momento deve essere sostenuto. Oggi ABI ha fatto una dichiarazione molto precisa sulla necessità di confermare in coordinamento con il temporary framework e quindi la proroga a giugno delle misure previste dalla Commissione sull'accesso al credito. Anch'io ritengo che questo sia fondamentale per garantire un accesso al credito migliore, più rapido, più protetto e garantito dallo Stato da parte dei nostri tessuti produttivi. Io mi fermerei qui, spero di aver dato qualche spunto rispetto alle progettualità che stiamo sviluppando con il Ministero dello Sviluppo Economico, e ovviamente sono a disposizione per le risposte, laddove sarò in grado di dare risposte. E dove non sarò in grado, perché non sono un tuttologo, ovviamente mi riserverò di rispondere in un secondo momento. Grazie Presidente. Grazie davvero Ministro Patuanelli. Ho già degli iscritti a parlare, facciamo un primo giro. Il Senatore Ferrazzi, prego, facciamo prima un giro di domande, poi le do la parola e poi un secondo giro se abbiamo tempo. Buongiorno Ministro. Alcuni spunti, alcune suggestioni molto rapide all'interno di quello che ha detto. La prima questione, io ritengo che quando si parla, a me il nome Piano Nazionale Ripresa e Resilienza sembra troppo debole, ma questo non dipende da lei né da noi. E resilienza perché è un termine che mi piace e non mi piace, ripresa perché non è sufficiente, secondo me, per scandire gli obiettivi che devono avere i grandi piani europei, che non devono farci ritornare a ciò che c'era prima, ma devono aiutarci a trasformare radicalmente il nostro sistema. E questa è una scommessa del tutto diversa rispetto al ritorno semplicemente a riprendere quello che eravamo prima. In particolare per il nostro Paese, perché eravamo strutturalmente, come lei ha anche accennato, in difficoltà su alcuni settori. E soprattutto nei settori, diciamo, quelle della crescita di domani, che ci vedono totalmente, diciamo, impreparati e assolutamente a volte proprio non presenti in quei mercati. Allora, la prima conclusione sulla quale volevo sentire anche il suo parere è questa. Noi non possiamo pensare ai piani finanziati appunto con i piani europei, Recovery Fund in particolare, solamente come una somma dei piani ordinari. Nei prossimi 7 anni noi avremo più o meno un terzo finanziato col bilancio dello Stato ordinario, un terzo con il fondo strutturale e un terzo con i fondi straordinari, diciamo post-Covid. Se pensassimo di utilizzare questi esattamente per le stesse politiche, aumentandone solamente gli stanziamenti, compieremo un errore madornale. Questi ultimi fondi invece devono essere un'accelerazione per la trasformazione radicale del nostro sistema nella logica della competizione. Il secondo passaggio è che la tecnologia in questo c'è amica, non c'è nemica. La tecnologia mi consente di fare anche un coltello, è neutro il coltello. Posso far fuori, fare a fette una persona o fare a fette un prosciutto per condividerlo in compagnia e dare magari a chi ha bisogno di mangiare. E allora la tecnologia è questa cosa qui. Su questo volevo sentire, per esempio, come la pensa lei sulla questione del 5G, che ci trova a macchia di leopardo nel nostro paese e che rischia di trovarci impreparati in quanto infrastruttura digitale di assoluta importanza per lo sviluppo della qualità della vita e della competizione. L'altro passaggio è il tema delle città. Noi dobbiamo incardinare in maniera radicale nello sviluppo futuro del nostro paese la riqualificazione delle nostre città, se non altro, non solo, perché da lì passa il grosso dell'inquinamento, il grosso della produzione e dei conflitti sociali.
E allora il piano di ripresa e resilienza deve porre ad oggetto il tema della rigenerazione urbana, che non è solamente rigenerazione urbanistica in senso specialistico o per specialisti, ma è rigenerazione della grande infrastruttura dove vive la comunità degli uomini e delle donne. L'ultimissimo passaggio, dopodiché sul tema dell'Unione Europea, io sono entusiasta del fatto che l'Unione Europea col Covid, invece di schiantarsi, ha scelto la strada della maggiore integrazione, e credo che esattamente come si fece col piano Marshall, che aveva l'obiettivo e di dare da mangiare e di trasformare l'economia, anche quello di creare delle istituzioni più solide, questo sia un compito che noi dobbiamo portare avanti come governo italiano. Sul piano europeo, come grande area della competitività, in questo è stato bellissimo l'intervento che ha fatto Macron ormai 2 anni fa a Parigi, non solamente un'Europa difensiva dal punto di vista industriale degli investimenti, ma un'Europa generatrice di valore, capace di vincere la concorrenza a livello mondiale. L'ultima questione sulle batterie, sono molto d'accordo che l'idrogeno vada approfondito, perché ha la possibilità appunto di stoccaggio e trasporto dell'energia, e noi siamo dal punto di vista geopolitico, come lei accennava, in una condizione di vantaggio. Sul tema delle batterie volevo sapere dove lei pensa di investire, perché se è vero che ormai, per quanto riguarda il grosso della mobilità in particolare, dei trasporti, noi siamo assemblatori, non certo produttori di cellule, e questo è un problema serio, però abbiamo un margine nella mobilità soft. Ho visitato per esempio 2 settimane fa la Fantic Motors, che è stata rilevata da un amico che ha messo insieme alcuni imprenditori del Triveneto, e sta diventando una cosa interessantissima. Io credo che quel settore vada assolutamente aiutato e agevolato, perché lì abbiamo molto da dire. Volevo sentire su questo la sua opinione. Grazie senatore Ferrazzi, se riusciamo a fare le domande dirette cerco di far intervenire tutti. La senatrice Gallone, prego. Grazie Presidente, buongiorno Ministro, grazie di essere con noi. Sentirla parlare, sentire intervenire in questo modo ci apre il cuore, ovviamente. Lei già lo sa, come su molti punti e su molti spunti da lei a più riprese rilevati nel corso dei suoi interventi, ci siamo trovati ovviamente in assoluta sintonia. Trovo l'intervento discrepante soltanto rispetto invece poi alle reali azioni del governo, che di fatto, dopo averci manifestato a più riprese aperture, condivisioni e quant'altro, poi di fatto nella sostanza non le ha realizzate. Però io ancora una volta do fiducia e ho fiducia nella sua persona in particolare, perché da questo momento in poi non si può fare altrimenti. Da questo momento in poi non si possono più spendere parole, da questo momento in poi si può solamente abbassare la testa e lavorare insieme, come lei giustamente ha sottolineato, non soltanto fra governo e maggioranza, ma fra governo e Parlamento, perché in questo momento ogni voce, ovviamente di ogni singola categoria sociale, economica, politica, è di una rilevanza sostanziale. Il PNRR rappresenta, come abbiamo detto, un'opportunità storica, non solo per la ripartenza, come giustamente sottolineava il collega Ferrazzi, ma proprio per una rinascita e una crescita. Oggi i giornali titolavano che l'Italia ha perso 20 anni di PIL, ecco, a me, oltre ad aver perso ovviamente tante vite umane e tante situazioni, perché l'emergenza è sanitaria, l'emergenza è sociale, l'emergenza è economica. E quando parlo di emergenza sociale, io all'interno di questa emergenza butto avanti sempre anche la questione della scuola e della formazione, come giustamente prima il Ministro sottolineava, l'importanza della formazione professionale, della capacità di essere competitivi. Oggi con il blocco anche dei momenti formativi noi avremo delle conseguenze che non vediamo oggi per oggi, ma che ahimè poi si verificheranno nel futuro. Ma questa è una storia che non riguarda questa commissione, di cui parleremo in maniera più ampia e approfondita. Allora, per non perdere tempo e lasciare spazio ai miei colleghi,
Io vado anche io diretta sulle domande, partendo dal presupposto che a nostro avviso, e spero che lei sia concorde con noi, serve oggi nell'ambito soprattutto del sistema ambiente e sostenibilità, che come giustamente ricordava è a 360 gradi, sostenibilità ambientale che passa per quella sociale e per quella economica, un'inversione totale di tendenza, cioè dove il modello per lo sviluppo della società del futuro sia quello basato sulla premialità incentivante rispetto alle buone pratiche, per non essere costretti invece poi a ricorrere alle punizioni per le azioni negative che poi comunque arrivano troppo tardi quando i danni sono già fatti, quindi prevenire piuttosto che curare. Quindi noi abbiamo prodotto delle osservazioni che io le riporto al testo proprio del piano della Next Generation EU. Ad esempio, inserire nel testo la definizione e realizzazione di una fiscalità ambientale mirata, un sistema di semplificazione burocratica che incentivi, che sia effettivamente una semplificazione e incentivi le riconversioni aziendali verdi e il recupero, con particolare attenzione alle aziende che fanno ricerca e innovazione. Incentivare e potenziare il sistema dell'impiantistica innovativa per il recupero, per il trattamento, per il riciclo dei rifiuti, con la finalità di omogeneizzare i sistemi di trattamento in tutto il paese, riducendo sempre di più le esportazioni degli scarti di materia. Potenziare in maniera significativa il piano di investimenti sulle infrastrutture dell'acqua, rendendo omogenea la realizzazione di nuovi acquedotti, attivando un piano nazionale di manutenzione degli impianti esistenti per evitare gli sprechi, l'inquinamento e i pericoli per la salute, potenziando altresì anche il piano acqua per l'agricoltura, quindi prevedendo manutenzioni straordinarie del reticolo idraulico sui bacini di raccolta. Prevedere un piano di attivazione di zone economia speciale, questo è un po' il nostro pallino, per evitare lo spopolamento delle zone di montagna, dei piccoli comuni disagiati, il conseguente pericolo poi di dissesto idrogeologico derivante dall'incuria, e favorire comunque la vocazione naturale dell'Italia, che è il paese dei campanini, dei piccoli comuni. Prevedere un piano omogeneo di intervento, tutti questo lo dico a lei, Ministro Patuanelli, perché è il Ministro dello Sviluppo Economico. Ogni azione che vada in queste direzioni chiaramente va a sostegno poi di ogni attività che in queste operazioni poi va a lavorare. Prevedere la revisione totale della legge quadro dell'urbanistica, come si diceva, parlando quando anche il collega prima parlava delle grandi città, affinché ci siano interventi omogenei di trasformazione green delle grandi città. Prevedere una vera riforma dei programmi e degli indirizzi scolastici, appunto per arrivare a quello sviluppo del genio, dell'ingegno che è insito proprio nella peculiarità dei cittadini italiani, affinché a fianco agli indirizzi scolastici di formazione e universitari ci siano poi corsi in affiancamento di scienze e tecnologie applicate ai tradizionali modelli teorici, sul modello delle Bauhaus tedesche per esempio. C'è bisogno di grande attenzione, siccome oggi il tema dell'ambiente è centrale, come noi abbiamo sempre ricordato, il Ministero dello Sviluppo Economico può tanto da questo punto di vista, può molto, e se veramente quello che lei ci ha detto oggi, di cui ho preso buona nota, il merito, il piano mosaico sulla produzione, sui sistemi, il supporto alle trasformazioni digitali, l'innovazione, i focus sulla competizione, sulla formazione, il 4.0, la creazione di lavoro, la distribuzione della ricchezza, la professionalità, formare le competenze e quant'altro, penso che attraverso una serie di iniziative questo si potrà fare. Nella fattispecie, appunto, io ritorno a sottolineare la destinazione delle tasse ambientali, le ecotasse, rispetto agli incentivi, programmi di sviluppo di economia circolare, gerarchia di rifiuti anziché a finanziamento e a spesa corrente. E poi volevo farle una nota su una proposta che noi continuiamo ad inserire come emendamento, a cui teniamo molto ma in maniera trasversale, che è
nell'ottica di favorire l'economia circolare, incentivare la produzione e l'utilizzo del CSS, cioè il cosiddetto combustibile solido secondario, grazie mille, così che gli impianti produttori possono investire per aumentarne la produzione e gli utilizzatori, che sono in genere i cementifici o le centrali, abbiano un maggiore interesse ad aumentare il tasso di sostituzione. Ci sono tanti altri spunti, interventi nel settore della produzione di energia a partire dalle fonti rinnovabili. Abbiamo ancora il FER 2 che non è ancora, di cui non c'è stata data buona nota, l'abbattimento degli ostacoli alla realizzazione delle procedure di gara a seguito del DL semplificazioni, incentivare l'utilizzo delle materie prime riciclate post consumo in plastica e carta, innalzare la capacità impiantistica italiana, semplificare i procedimenti tariffari della Tari. Questi sono un po' di spunti. Mi taccio e la ringrazio ancora molto per l'approccio proprio che lei oggi ha tenuto con noi. Grazie. Grazie senatrice Gallone. La senatrice Labbate, prego. Grazie presidente. Allora, io ringrazio il Ministro e mi sono ritrovata in tutto quello che ha detto, specialmente nella prima parte, appunto, che dove ha spiegato in che modo sono state portate avanti poi tutte le linee che saranno attuate. Io ho letto anche il programma del MISE e l'ho ritrovato veramente, diciamo, in ogni sua parte attento a ogni cosa particolare. Quindi mi darò solo piccoli spunti per ogni cosa che è stata detta. Quando si è parlato delle aziende che poche sanno realmente, hanno difficoltà ad arrivare al pacchetto 4.0, innovazione, digitalizzazione, tutte le cose, è vero, nel senso che io le ho toccato con mano molto spesso. Aziende anche, diciamo, di rilievo, nel senso che hanno delle innovazioni, mi hanno detto noi le stiamo pagando noi e non sapevano come accedere. Quindi un primo passo è quello di riuscire ad far arrivare tutte le informazioni possibili nel modo più veloce possibile a tutte le aziende, perché lo stanno facendo con i loro soldi, chi ce li ha, io immagino chi non ce li abbia, quindi questo è veramente fondamentale. Un'altra cosa importante, io ho sentito che si sta sostenendo la domanda dei servizi sul digitale, è necessario anche la domanda, sostenere la domanda di un mercato di prodotti ecosostenibili in generale, perché quando parliamo di economia circolare significa che alla fine ci sono alcune aziende che avranno dei costi, si stanno impegnando nel cambiare il modello di produzione e i loro prodotti sono quelli ecosostenibili. Come facciamo a dire appunto alla gente quello è ecosostenibile e quello no? Quindi incentivare, creare un mercato di prodotti differenti. Questo è importante perché solo così possiamo fare economia circolare e può partire veramente. E qui si attacca un altro piccolo particolare, che è quello del greenwashing. Il greenwashing è un qualcosa, è il vero problema che si crea e può crearmi difficoltà nella creazione di una economia circolare. Perché nel momento in cui ho un'azienda che mi fa greenwashing e quindi magari il suo prodotto ha, come dire, ha un costo inferiore aziendale rispetto a un'altra invece che è una vera azienda che ha fatto le cose per bene, è chiaro che le due, la competizione non va bene. Invece io devo sicuramente dare una premialità alla vera azienda, ma stare attenta che mi fa greenwashing. Questo me l'hanno detto anche loro nelle varie volte che li incontro. Mi hanno detto esatto, questo è un problema molto serio. Si è parlato delle batterie. In Italia noi abbiamo una ricerca e sviluppo su batterie sostenibili veramente ottima. Andiamo a ricercarle queste cose, perché è un peccato che l'Italia non possa avere un primato nella produzione di batterie. Ripeto, si tratta di ricerca e sviluppo, ma ci sono dei prototipi che potrebbero però un domani diventare veramente una produzione italiana. E sono concorda anche sul discorso delle professioni per il futuro, perché attualmente noi abbiamo una università che appunto ha un approccio lineare non sistemico, il che significa a settori separati. Invece è evidente che sono necessari dei corsi di studio che appunto siano corsi di studio per la transizione ecologica, cioè vedano il nuovo modo di approcciare il nuovo modello economico con delle figure di green manager o ingegneri green di qualsiasi tipologia in grado veramente di saper fare che cosa? Di saper calcolare un'impronta ecologica di un prodotto, di saper calcolare una carbon footprint.
perché altrimenti i cittadini a me mi dicono: come faccio io, quando sono lì in un supermercato, a capire cosa devo acquistare e cosa non devo acquistare? E devono avere un numeretto chiaro su ogni prodotto, e quindi perché il cittadino vuole fare questo, vuole veramente andare avanti e dare una mano a questa sostenibilità, però deve sapere come scegliere un prodotto. Però deve sapere che a valle ci deve essere qualcuno che sappia fare questo, sia nelle aziende, sia nella pubblica amministrazione, quando parliamo di acquisti verdi e di, appunto, CAM, perché molto spesso nelle nostre pubbliche amministrazioni non abbiamo persone in grado di fare questo tipo di valutazione. Vediamo se ho visto tutti i punti. Sì, grazie mille. Grazie senatrice Labbate. Gli ultimi due interventi del primo giro, il senatore Arrigoni e a seguire Comincini. Prego. Sì, grazie Ministro, grazie per essere venuto in tempi ravvicinati in audizione. Peraltro ricordo che il gruppo della Lega è stato il primo a chiedere le audizioni del Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro dell'Ambiente. Prima di fare delle domande, Ministro, voglio fare delle premesse e ricordare a me stesso che in Italia l'Italia dipende energeticamente dall'estero per il 13-15% per quanto riguarda l'energia elettrica e il 93% per quanto riguarda il gas, e che le famiglie italiane e le piccole e medie imprese italiane pagano energia il 15% in più rispetto famiglie e piccole e medie imprese degli altri paesi dell'Europa, e che l'Europa è responsabile dell'emissione del 10% di CO2. Allora, all'inizio dell'anno il governo ha trasmesso alla Commissione europea il PNIEC, dopo un anno di gestazione, partendo da un taglio della CO2 previsto al 40%. Ora l'Europa, Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo stanno discutendo, dovranno decidere a breve se quel taglio dovrà essere innalzato almeno 55% o almeno 60%. Questo comporterà una revisione del PNIEC e un innalzamento ulteriore degli obiettivi del nostro Paese, che sono ad oggi già sfidanti. Efficientamento energetico, meno 43%, sto parlando dei vigenti. Rinnovabili, 30%, phase out delle centrali a carbone al 2025, mobilità sostenibile. Vengo all'efficientamento energetico per poi iniziare a fare delle domande. Sul superbonus il governo ha investito molto, l'ha lanciato in pompa magna ad aprile. Il risultato ad oggi è che l'economia e il settore edilizio di fatto è in stallo, Ministro, perché coloro che si stavano apprestando a fare interventi con il semplice ecobonus si sono fermati di fronte alla possibilità che lo Stato gli pagasse l'intervento. Oggi il superbonus è caratterizzato da un iter faraginoso, complesso, si lamentano gli stakeholders. Le volevo chiedere se intende semplificarlo e rimuovere le criticità che sono presenti, e poi se intende, ovviamente lei l'ha detto, ma quando intende prorogarlo e in quale provvedimento, se portarlo al 2022, 2023 o addirittura 2024, e se intende estenderlo recependo quelle che sono anche le proposte delle linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché la Lega, a partire dal decreto rilancio, ha per esempio chiesto l'estensione del superbonus al teleriscaldamento in tutti i comuni, alle strutture alberghiere e agli edifici delle scuole paritarie. Queste proposte sono state oggetto di osservazione e recepite in questa commissione, e a parte il teleriscaldamento anche nella proposta che è stata approvata in Senato qualche settimana fa. E sempre sul superbonus, per finire sul superbonus, volevo chiedere quanto intende investire e stanziare il governo nel piano di ripresa e resilienza nel triennio 2022-2024. Secondo obiettivo, rinnovabili, più 30% 2030 a PNIEC vigente. Purtroppo, Ministro, noi andiamo al 20% di quello che dovremmo andare, il che significa che l'obiettivo che è previsto per il 2030, se va bene, lo raggiungeremo al 2050. Il DMFR1 non sta andando bene. Il terzo bando del DMFR1 su 1300 megawatt di potenza utile incentivabile si è concluso con solo la richiesta del meno di un terzo di potenza incentivata. Volevo chiederle sul DMFR2 quali sono i tempi per l'emanazione
di questo decreto ministeriale è altrettanto importante per incentivare delle fonti rinnovabili importanti come la geotermia, il biometano, il moto ondoso e quant'altro. E poi volevo chiederle, Ministro, se lei intende, e questo è importante per raggiungere quei target, se intende sostenere e sviluppare l'eolico offshore al largo delle coste. Sul phase out delle centrali a carbone le volevo chiedere se il governo intende confermare la chiusura di una decina, 10-12 centrali a carbone ancora operative, se intende confermarlo al 2025 e se quella potenza e energia che queste centrali oggi producono il governo intende sostituirla solo con le rinnovabili oppure attraverso la realizzazione di centrali a gas. Altro obiettivo importante nel PEC è la mobilità sostenibile. Avete messo come governo un obiettivo al 2030 del 21,6% di mobilità da fonti rinnovabili, quando invece l'Europa ci chiedeva solo il 14%. Sulla mobilità elettrica il governo ha messo tante risorse, ha bonus per l'acquisto di macchine elettriche, bonus per colonnine di ricarica. Volevo chiedere se oltre alla mobilità elettrica, che come qualcuno che mi ha preceduto palesa delle criticità, noi non abbiamo una filiera, Ministro, non abbiamo ancora le batterie, c'è una start-up, la FAM, che sta facendo partire dei progetti. Le volevo chiedere se il governo intende sostenere anche i biocarburanti, ovvero l'idrotreated vegetable oils, cioè l'HVO, che sono un elemento di blending molto importante per il diesel, e sapere se lei, Ministro, condivide la scelta che noi riteniamo negativa che la maggioranza in Senato ha fatto votando un emendamento che mette al bando anticipatamente e in violazione della direttiva RED II di oli come l'olio di palma, l'olio di soia e i suoi derivati per la realizzazione di biocarburanti. Poi volevo sapere, sempre in ordine alla mobilità sostenibile, se il governo intende sostenere la mobilità con gas, in particolare il GNL per il trasporto pesante, il biometano e il GPL. E l'ultimo comparto di domande, poi mi riservo di farne un secondo giro, altre su altri temi e sull'idrogeno. Lei, Ministro, l'ha detto anche nella sua illustrazione, intende come governo investire sull'idrogeno, ma qui dobbiamo fare una distinzione e capire se lei intende investire solo sull'idrogeno verde o anche sull'idrogeno blu, che ad oggi, costando un terzo rispetto a quello verde, è l'unico che potrebbe essere oggetto una produzione di scala. Volevo capire appunto se lei pensava alla produzione di idrogeno blu, magari attraverso i sistemi di cattura e stoccaggio della CO2, anche per proteggere rispetto, in ordine alla competitività, di altre attività imprese europee, per esempio i settori hard to abate, cioè il siderurgico, la carta, il petrolchimico e la ceramica. Ministro, io ritengo che la produzione di idrogeno verde sia, diciamo, nei prossimi anni un po' un'utopia, perché bisogna realizzarlo con le fonti rinnovabili. Oggi noi siamo già in ritardo e molto con le fonti rinnovabili per quanto riguarda la produzione, per quanto riguarda l'energia elettrica, e io ritengo che vedremo dei campi sterminati di fotovoltaico nel Nord Africa probabilmente fra qualche decennio, perché lì il rischio commerciale è assolutamente alto. E le ultime due domande sull'idrogeno, e volevo chiedere se le attuali reti che sono oggi in pancia a Snam sono praticamente pronte per trasportare l'idrogeno, e se lei intenda, visto che oggi non c'è un mercato dell'idrogeno né per quanto riguarda la produzione né per quanto riguarda i consumi, se intende attivare questo mercato che è assolutamente fondamentale. Io ritengo, Ministro, che in pendenza di una produzione industriale di idrogeno anche blu, perché il verde lo vedremo fra 30 o 40 anni, se lei ritiene che il gas naturale debba avere la giusta considerazione, perché noi riteniamo sia assolutamente strategico come ruolo di accompagnamento nella transizione energetica.
Per il momento. Grazie, senatore Arrigoni. Ha formulato notevoli domande. Comincini, prego. 61 per l'esattezza. Credo che sarà abbastanza complicato dare le risposte, però vedremo di farlo anche in un successivo momento per iscritto. Senatore Comincini. Grazie Presidente, grazie Ministro per il suo intervento. Farò alcune sottolineature. Innanzitutto mi ha fatto piacere il tempo che ha dedicato e le parole che ha usato rispetto alla questione energetica e all'utilizzo dell'idrogeno. Certo, come diceva il collega poco fa, ci sono tutta una serie di corollarie, di precisazioni che andrebbero fatte, però è importante che il nostro Paese recuperi il ritardo che ha già accumulato rispetto ad altri Paesi europei negli investimenti che riguardano l'idrogeno. Ed è fondamentale davvero che si definisca una strategia con risorse certe, altrimenti rischiamo di fare la fine che ha fatto il settore automotive sulla questione dell'elettrico, cioè di arrivare per ultimi nel governare un processo che è normale, naturale, che si arriverà lì. L'importante però è che il Paese ci sia con investimenti pubblici, privati e anche la piena consapevolezza dell'importanza di questa strategia. Gli investimenti sono il cuore del suo Ministero e del suo impegno politico, signor Ministro. Credo che da lungo tempo il nostro Paese manchi di una adeguata non solo progettualità, ma direi capacità di far cadere questi progetti in maniera utile e concreta sul Paese. Lei ha la paternità e può fregiarsi del merito di aver proposto e prodotto una delle misure più importanti generate in questi anni, è quella del bonus del 110%. Ricordo quando nella riunione a Palazzo Chigi sull'agenda di governo a gennaio lei tirò fuori per la prima volta questo tema ed è l'unica cosa che ricordo di quella riunione, proprio perché colsi l'importanza di una proposta di quella dimensione, di quella misura. Molti hanno fatto notare come un'iniziativa come quella necessiti di essere semplificata in modo da poter essere attuata al meglio. Il collega Ferrazzi nel suo intervento prima citava le città. Condivido anch'io l'idea che la dimensione della città, del territorio, debba acquisire un'attenzione non solo da parte del suo Ministero, ma direi in generale del Governo, perché è il punto, è il luogo di caduta di buona parte degli investimenti di carattere ambientale che si faranno nei prossimi anni. Non solo il bonus 110% ovviamente deve essere attuato sulle case che sono nelle città, ma direi che anche gli investimenti nella riqualificazione energetica in senso più generale, nella produzione delle energie rinnovabili, quelli della mobilità sostenibile, quelli sui rifiuti, sulla raccolta differenziata, sull'economia circolare, sulle produzioni agricole, la stessa alimentazione, tutto trova il suo, la sua concretizzazione nella dimensione urbana. E quindi sarà importante prestare grande attenzione a questa dimensione, anche consentendo ai sindaci e ai comuni nuovi poteri con semplificazioni necessarie per poter andare nella direzione di attuare gli investimenti. Il tema della semplificazione è un tema che deve attraversare tutti quanti i ministeri, i dicasteri, ma credo che il suo ministero debba impegnarsi molto su questo versante. Negli ultimi 30 anni, dalla Bassanini in poi, la dicotomia e la differenziazione di quello che è il potere politico rispetto a quello che è il potere burocratico, se da un lato ha forse aiutato a contenere alcune derive critiche che il nostro Paese aveva conosciuto fino all'inizio degli anni 90, dall'altro però rappresenta davvero un problema alla piena attuazione degli indirizzi politici
che chi di volta in volta è chiamato a compiere delle scelte a diversi livelli di governo può davvero ottenere. Quindi se noi facciamo anche delle buone leggi, se lei fa delle buone proposte, ma queste poi si scontrano con una complessificazione di carattere burocratico, tutto si arena ed è come dire, quell'onda che viene uccisa dalla mucillagine non riesce ad arrivare sulla battigia. Chiudo poi con due considerazioni legate all'importanza della ricerca. Ieri l'annuncio del vaccino da parte della Pfizer ha destato grandi aspettative. Ovviamente il tema non è quello della medicina o della salute, però voglio sottolineare come gli investimenti nella ricerca abbiano consentito nell'arco di un trentennio nell'ambito biomedicale di ottenere risultati incredibili. Cioè l'importanza del risultato di ieri non è aver trovato forse un vaccino per questa epidemia, ma sta nel fatto di essere riusciti per la prima volta ad utilizzare il linguaggio dell'RNA, il linguaggio che utilizza la chimica del nostro corpo per poter impartire degli ordini al corpo stesso. Funzionasse sarebbe davvero una rivoluzione, sarebbe una cosa da premio Nobel. Però questo ci dice, Ministro, di quanto sia fondamentale investire nella ricerca. Se non si investe in ricerca i risultati non arrivano. Quindi su questo versante credo che il nostro Paese debba fare di più di quello che è riuscito a fare sino ad oggi. Noi negli anni abbiamo messo lì alcune proposte importanti e interessanti, penso allo Human Technopole dopo l'Expo di Milano, però non stiamo prestando l'adeguata attenzione al valore e alla dimensione della ricerca, anche in questo caso a volte lasciandola imbrigliata in questioni burocratiche. Sarà importante poi che tutto il nostro impegno abbia uno sguardo legato all'Europa e al mondo. L'Italia da sola non può ovviamente riuscire a ottenere i risultati sperati nell'ambito dell'idrogeno, del rinnovamento energetico e di tutte quelle tematiche che a questa commissione stanno a cuore. Però l'Italia deve portare il proprio pezzetto di importante contributo e lo deve fare però legandosi alla dimensione internazionale. Grazie. Grazie senatore Comincini. Allora Ministro, abbiamo finito il primo giro di domande, io ho già qualche altro intervento, veda lei se riesce a rispondere in parte alle domande oppure, come ci siamo detti, qualora potrà ovviamente inviare anche successivamente un documento scritto. Le lascio la parola, prego. Grazie Presidente, no, io cercherò di rispondere a quante più domande possibili, non credo riuscirò ad esaudire tutte le richieste del senatore Arrigoni che diciamo che ha esercitato fino in fondo il ruolo di commissario, quasi commissario ispettivo in questo senso, però a parte le battute, no, inizio ovviamente in ordine agli interventi, ho preso un po' di appunti, spero di ricordarmi più o meno tutti. Concordo ovviamente col fatto che non col senatore Ferrazzi che il recovery non è, al di là dei nomi, uno strumento con cui dare risposte ordinarie. Noi dobbiamo individuare quegli strumenti straordinari che non saremmo riusciti a implementare senza le risorse straordinarie che abbiamo. Questo è l'obiettivo principale. Il tema 5G, io credo che la mia posizione sulla questione della rete unica, ovviamente adesso vi leggo i due argomenti, è nota. Io credo che bisogna arrivare ad una gestione pubblica di una società delle reti e delle tecnologie, anche perché il mercato retail degli operatori è un mercato sempre più povero, che consente sempre meno marginalità e quindi investimenti in infrastrutture 5G. Io ritengo che il ruolo dello Stato sarà proprio quello di garantire la capacità e la possibilità di intervento di investimento su quella tecnologia che deve essere implementata, perché a supporto dei servizi sul digitale che all'impresa saranno fondamentali. Quindi
dobbiamo accelerare le sperimentazioni intese come l'utilizzo della tecnologia in alcuni territori, sono sperimentazioni positive, questo si lega molto al tema della città. È chiaro che i servizi digitali nel tema di gestione delle città e di sviluppo del tema dell'abitare sono infrastrutture fondamentali. Noi dobbiamo passare da quella che il mio amico architetto, ingegnere in realtà, perché è stato mio collega, Claudio Bertorelli, chiama le città alfabetiche, passare dalle città alfabetiche alle città delle relazioni. Le città alfabetiche perché abbiamo impostato la città sulle zone omogenee A, B, C, D, E, eccetera. È un modello che non funziona più, è un modello che si stava spostando verso un accentramento forte della residenza in pochi grandi agglomerati megalopoli e in poche grandi aree metropolitane, ed è una tendenza che a mio avviso la pandemia ha invertito in modo forse forte, tanto da cambiare proprio un cambio diverso, un cambio di marcia, e quindi una ripopolazione delle aree interne, dei borghi, e all'interno degli stessi agglomerati urbani una ripopolazione delle periferie, e quindi la possibilità di un lavoro domestico porta al poterlo svolgere da qualsiasi distanza rispetto alla centralità dell'ufficio e del luogo di lavoro. Su questo va ricostruito il modello di città, e non può essere ricostruito con la legge urbanistica del 42 o con il DM 1444 del 68 o con gli strumenti urbanistici che abbiamo. Non è compito mio farlo, perché non sono il ministro competente, ma sarà certamente mia cura dare un contributo a qualsiasi argomento che mi ricorda che di mestiere faccio questo nella vita. L'Europa certamente non deve essere conservativa, ma deve creare valore. Questione che secondo me si racchiude in una necessità che abbiamo, cioè quella di garantire da un lato che le transizioni che i nostri sistemi produttivi fanno non vadano a detrimento di asset industriali fondamentali, e dall'altro che tutto ciò che di nuovo dobbiamo fare, citavo prima la questione idrogeno su cui tornerò rispondendo alle domande del senatore Arrigoni, noi dobbiamo creare asset industriali nel nostro paese, e dobbiamo farlo proprio nell'ottica delle transizioni di sostenibilità e delle transizioni energetiche che dobbiamo fare. Io concordo col fatto che nella mobilità la mobilità è il settore su cui dobbiamo implementare la nostra capacità di investimento, però faccio una piccola riflessione quasi provocatoria, perché ritengo che, pur essendo io un... Guardate, la mia prima intervista da ministro fatta con Sole 24 Ore, il titolo era Patuanelli vuole la nuova IRI, quindi giusto per farvi capire ciò che penso io del ruolo dello Stato nell'industria, lì era un titolo semplicistico, ma il mio ragionamento era che lo Stato deve indicare le linee di indirizzo degli investimenti, cioè dove, a nostro avviso, devono essere implementati gli investimenti, perché si va nella direzione del modello di sviluppo che il governo e quindi il paese ha indicato. Questo però non significa dire alle imprese dovete investire in A o B e non in C o D, perché viviamo comunque in un libero mercato, in un mercato unico, dove è la domanda che crea il mercato, e quindi casomai alcuni elementi anche di politica industriale si fanno attraverso il sostegno alla domanda di alcuni beni e servizi. Credo di aver toccato i temi citati dal senatore Ferrazzi. La senatrice Gallone ha fatto un elenco molto interessante di proposte, ne cito alcune. Intanto la questione della formazione. Vedete, io
Ovviamente non mi occupo direttamente di formazione come Ministero dello Sviluppo Economico, ma mi occupo però di dotare chi fa impresa di quegli strumenti necessari a formare l'imprenditore, a formare i dipendenti e a riformare i dipendenti nel momento in cui c'è bisogno di una ristrutturazione aziendale che porti ad un cambio prodotto o ad un cambio tecnologico. Però un ragionamento generale sulla formazione e su alcune necessità è in primis quella di legare a doppio filo le esigenze del mondo dell'impresa con la capacità formativa delle nostre università o dei nostri istituti secondari, gli ITS. Beh, credo che sia un'esigenza reale, perché se l'impresa va in una direzione e il paese ha un disegno di sviluppo che porta l'impresa verso una direzione, l'università e la formazione non può andare in un'altra direzione, perché altrimenti mi creo da un lato l'industria che non ha possibilità di avere professionalità all'interno della propria asset produttivo e chi esce all'università che non trova lavoro. Allora, questo doppio filo va ricostruito. Come ho detto tante volte, mio figlio fa la prima superiore quest'anno, ha deciso di fare il liceo scientifico, ma quando l'altro anno mi ha detto qual è la scuola che vado a fare dove dopo trovo lavoro, io ho detto io non lo so, perché fra 5 anni non so che lavori ci saranno. Quando ho scelto io il liceo e poi l'università, sapevo che fare ingegneria mi portava probabilmente ad avere un accesso privilegiato al mondo del lavoro. Oggi non è più così, perché manca quel filo diretto tra settori produttivi e settori di formazione. Ma qual è l'altro elemento forte che dobbiamo risolvere rispetto alla questione della formazione? È che oggi abbiamo una capacità di sviluppare nuove tecnologie e di far maturare tecnologie immature molto più veloce di come abbiamo o di quanta velocità abbiamo nel formare le persone che poi utilizzano quelle nuove tecnologie. Cioè, mi sono spiegato male, ma cerco di farvelo capire meglio. Se una tecnologia matura in 2 anni e io ci metto 5 anni per formare le persone che utilizzano quella nuova tecnologia, per 3 anni avrò un vuoto, perché ho la tecnologia ma non ho nessuno che la usa. Dobbiamo essere più rapidi in questo. La fiscalità ambientale, io sono il primo a dire che non bisogna sanzionare chi non fa, ma bisogna incentivare chi fa. Questo è il modello su cui dobbiamo spostarci. La questione del sistema idrico, stiamo ragionando attraverso, lo dico perché è ormai abbastanza pubblico, attraverso Cassa, attraverso Terna che ha, e attraverso SNAM, che hanno competenze e capacità di gestione di sistemi di trasporto, su come lo Stato può essere centrale anche negli investimenti necessari a garantire che non vi siano più zone del paese dove si hanno il 74% di perdite di acqua potabile. Concordo sulle ZES, sulla legge quadro urbanistica, l'ho già detto prima, così come sui programmi scolastici. Io sono... diciamo che la questione del FER, anche qui ci tornerò su quando rispondo ad Arrigoni, al senatore Arrigoni, il FER 2 riteniamo che entro il mese di novembre possa essere in uscita dal Ministero. Perché è fermo? Perché oggettivamente vi dico che la pandemia ha causato un rallentamento degli strumenti ordinari e purtroppo le strutture sono, io sono uno, le strutture sono le stesse e quindi la gestione del Ministero dello Sviluppo Economico in questa fase è stata oggettivamente una gestione complessa e quindi alcuni rallentamenti sono stati endocrini e non esterni. Poi c'è la consapevolezza che come ha detto il senatore Arrigoni, c'è un rallentamento delle offerte nei bandi e questo va analizzato fino in fondo prima di far uscire qualcosa che poi non ha un riscontro.
Ringrazio la senatrice Labate anche per il contributo fattivo che spesso dà questo Ministero anche in relazione al rapporto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente. Io credo che l'ecologismo di facciata, cioè il greenwashing, sia un problema reale. Io l'ho detto anche in alcune assemblee, compresa quella annuale di Confindustria. Io voglio fare un patto con l'impresa, io sostengo, supporto, do strumenti, però dall'altra parte bisogna poi fare gli investimenti giusti e non fare gli investimenti tanto per, perché gli obiettivi da raggiungere sono tanti, gli obiettivi sono sfidanti e soltanto una vera capacità di investimento e innovazione porterà le imprese ad aiutare il paese a raggiungere quegli obiettivi, perché che poi sono obiettivi del sistema paese, non soltanto del governo. È giusto investire nella ricerca e sviluppo delle batterie, soprattutto sul tema della mobilità, io credo anche sulle batterie ad uso domestico. È tutto il ragionamento sulla formazione che non ripeto. Vengo al senatore Arrigoni, mi scuserà se non sono riuscito a segnarmi veramente, a parte le battute, lo ringrazio per aver sollevato molti temi e mi scuserà se non sono riuscito a segnarmi tutte le domande fatte perché ha parlato anche in modo molto veloce. Condivido le premesse, la situazione di partenza del nostro paese è una situazione difficile. Abbiamo pagato da sempre, dal punto di vista, parlo ovviamente non in questo caso ambientale, perché è una scelta che io personalmente condivido al 100%, posto che c'è stato anche un referendum, ma il non avere produzione nucleare ovviamente ha portato ad un gap forte con altri paesi dove invece il nucleare c'è. Francia e Germania, la Francia ha certamente una maggiore produzione di nucleare, ma hanno un sistema elettrico sostanzialmente unico, Francia e Germania, quindi c'è un'interconnessione molto forte tra i due paesi. Noi quindi paghiamo di più l'energia, abbiamo una maggiore importazione, abbiamo una forte importazione di gas, abbiamo obiettivi sfidanti, credo però che, e mi leggo al tema dell'idrogeno su cui vado a rispondere come primo elemento, anche se è stato l'ultimo forse toccato. Aver dovuto investire in un'infrastruttura di trasporto di molecole in modo molto capillare ci porta oggi ad essere in una situazione di vantaggio rispetto agli altri competitori europei, perché la rete SNAM è la rete più importante probabilmente sicuramente in Europa, è una delle più capillari a livello globale. Mentre per trasportare l'idrogeno, Francia e Germania dovranno implementare in modo massiccio le loro reti di distribuzione del gas. E lo dico perché ho già visto qualche critica, Francia e Germania mettono 9 miliardi sul IPCEI idrogeno, mentre l'Italia ne mette solo 3. È perché noi abbiamo già l'infrastruttura. E questo non è secondario. La rete SNAM sta testando le quantità di idrogeno da matchare con il metano. Si ritiene che le parti deboli siano ovviamente le parti di connessione a valvola, ma su questo bisognerà fare degli investimenti. In linea generale però, e qui vado alla risposta rispetto al tema posto dal senatore Arrigoni, che io invece non condivido assolutamente il ragionamento che ha fatto. Beh, questo è ovviamente lecito avere una posizione diversa. Io credo che oggi la sfida sia l'investimento nell'idrogeno verde, non nell'idrogeno blu, che molto spesso assomiglia tanto al greenwashing citato dalla senatrice Labate. La captazione in particolare e lo stoccaggio ritengo che non siano la strada giusta da implementare. Va attivato il mercato e su questo stiamo ragionando sul come farlo. È chiaro che ci sono alcuni settori che potrebbero con una piccola emissione, ma parliamo del 3-5% obbligatorio all'utilizzo dell'idrogeno nel combustibile utilizzato,
penso soprattutto ai trasporti, penso in particolare al trasporto navale, perché si sta ragionando di questo con gli altri paesi europei e con i soggetti con cui stiamo studiando la strategia nazionale per l'idrogeno, che sarà presentata entro veramente poco tempo. Si può attivare quel mercato che porterà a un abbassamento di costo di produzione. Ricordo che le ultime aste in Portogallo però di fotovoltaico sono chiuse a 11 euro. Ormai il percorso, ne parlavo ieri anche con Francesco Staracci in una call, ce lo diceva Francesco Staracci in una call, il percorso in 3-5 anni ci porterà ad avere un valore di produzione dell'idrogeno verde assolutamente competitivo. E quindi oggi dobbiamo investire su quello e noi dobbiamo essere capaci di creare quegli asset industriali, per tornare a una delle osservazioni del senatore Ferrazzi, cioè del fatto che dobbiamo creare valore. Uno di quegli asset dovrà essere in Italia. Francia e Germania sono molto disponibili a lavorare con l'Italia sul tema dell'idrogeno, perché siamo centrali proprio per alcune delle nostre peculiarità, tra cui quelle di avere Snam e di avere dell'expertise molto forte nelle nostre partecipate di Stato. Per cui sull'idrogeno io sono convinto che sia da sostenere l'idrogeno verde e non altro. Dopodiché chi ha bisogno di fare captazione nei suoi processi già la fa e continuerà a farla esattamente come la fa oggi. Io sto parlando di incentivazione di un percorso, non di divieto o impossibilità, questo sia chiaro. Sulla mobilità, io credo che la mobilità elettrica deve avere un ruolo centrale all'interno di un mix di modalità di sviluppo di energia per la trazione. Quindi non credo che si potrà arrivare facilmente a un 100% elettrico, anche perché alcuni elementi potranno essere sviluppati con tecnologie sfidanti che oggi magari nemmeno immaginiamo, però confermo il tema della centralità della mobilità. Poi riprendo le prime domande del senatore Arrigoni. Tema super bonus. Intanto, e qui rispondo in parte al senatore Comencini, io Non ho e non voglio che mi venga data la paternità del super bonus del 110%. È chiaro che è il Ministero che l'ha sviluppata, anch'io personalmente ci ho messo la testa. Però è un'idea nata già nella scorsa legislatura, il senatore Girotto la proponeva e molti altri colleghi, non voglio fare altri nomi, ma è chiaro che anche assieme al sottosegretario Fraccaro, che ha avuto la forza di imporre la circolarità dei crediti, che poi è la parte, il secondo tassello importante della misura, da un lato l'entità del credito, dall'altra parte la sua possibile circolarità. Essendo una misura così importante, io credo che sia necessario estenderlo, semplificarlo e prorogarlo, ed investire molte risorse. Dare oggi, in questo momento, una risposta puntuale, però chiedo scusa, ma non ne ho la capacità, nel senso che il ragionamento che si sta facendo è nell'insieme delle misure che il governo propone all'interno della legge bilancio e nel recovery, è il super bonus, che non ha bisogno di essere finanziato per il 2021, perché come noto io non sono tanto d'accordo sul fatto che abbia portato allo stallo, perché i dati ci dicono di oltre 5.000 nuove imprese edili nel nostro paese, con una prevalenza del sud. Questo può essere un dato rimbalzato sugli organi di stampa. Io posso darvi però un dato personale: in questo momento nella mia città non si trovano ponteggi a noleggio, non ci sono più ponteggi. Quindi, giusto per darvi un dato su come sta già funzionando la misura. Dicevo quindi che la proroga, secondo me, non può non essere fatta. Dirvi se fino al 2023 o fino a che mese del 2023 o del 2022, io credo che sia ancora prematuro. Sulle semplificazioni, io credo che si debba anche arrivare poi in generale a un testo unico sui bonus, perché è dall'87 credo che esiste il 36%, e da quella volta c'è stata una stratificazione normativa impressionante.
Sulla sua estensione, ovviamente dipende anche dalle risorse e le due ultime domande sono legate. L'eolico offshore, a mio avviso, è molto interessante. Molto interessante, però sono aperto a un confronto anche con tutti i partiti politici e i movimenti di maggioranza e di opposizione su questo. Ragioniamo se e come svilupparlo. Io confermo ovviamente la chiusura al 25. Non è pensabile che tutte le centrali al momento da chiudere siano riconvertite a fonti rinnovabili, perché è necessario garantire la stabilità del sistema elettrico. E penso di aver risposto più o meno a tutte le domande del senatore Arrigoni. Se non l'ho fatto, Paolo, sono disponibile ovviamente a qualsiasi risposta scritta. Il senatore Comencini, intervenendo per ultimo, ovviamente avrà sentito delle risposte rispetto ai temi che ha citato, perché riguardavano ragionamenti e argomenti già toccati dagli altri, quindi il tema della città e il tema della ricerca. Sul tema della burocrazia, però, è vero che anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha dei gangli su cui intervenire, ma in realtà subisce molto altri luoghi dove si sviluppa burocrazia e dove sarebbe necessario invece semplificare. Grazie. Grazie Ministro. Io avrei qualche altra domanda da parte dei colleghi, se riescono però a fare delle domande strette, dovendo terminare per le ore 14, se non c'è tempo chiederò al Ministro di far pervenire le risposte in maniera scritta. Senatore Quarto, una domanda secca. Grazie. Buongiorno Ministro. La Susanna von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, a proposito del Recovery Fund Next Generation, ha detto che bisogna basare questo grande finanziamento europeo sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione e sull'ambiente. Bene ha fatto lei a sostenere, a puntualizzare la questione della sostenibilità, pilastro del Recovery Fund, sostenibilità ambientale, economica, sociale. Sostenibilità ambientale. Perché si possa parlare di sostenibilità ambientale occorre un livello di conoscenza approfondito. Voglio citare soltanto un dato. Nel mondo ci sono 4 milioni di morti, in un recente articolo su una rivista internazionale è stato ribadito questo, per inquinamento, 4 milioni di morti l'anno in tutto il mondo. La notizia bella è che la NASA sta progettando, oramai abbastanza avanti, un satellite che si chiama Maya, per il rilievo dello stato di inquinamento, per cercare di capire queste morti, appunto, come sono collegate con l'inquinamento, con il grado e con il tipo di inquinamento. Per cui siamo ancora ad un livello di conoscenza, per cui messi in orbita questo satellite nel 2022, soltanto nel 2024-25 avremo i primi dati. Cioè, tra 20 milioni di morti cominceremo a capire perché muoiono. E purtroppo questa è una storia che si ripete poi sempre per tanti altri fenomeni. Il Covid è uno di questi fenomeni qua. Per cui occorre un livello di conoscenza, quindi quando parliamo di sostenibilità occorre puntualizzare fortemente sulla conoscenza. Quindi ricerca e sviluppo. Quindi la conoscenza, e quindi parliamo di digitalizzazione oramai dei sistemi ambientali e territoriali, deve far parte di un preciso programma di ricerca e sviluppo. È chiaro che questo implica anche altri ministeri. Quando parliamo di ricerca, parliamo di MUR, il Ministero Università e Ricerca. Se poi parliamo di un certo tipo di ricerca nel campo sanitario, parliamo anche di Ministero della Salute, o nel campo ambientale parliamo anche di Ministero per l'Ambiente. Per cui diventa ovviamente un problema complesso che riguarda anche più competenze ministeriali. Ovviamente però la competenza ministeriale del MISE è fondamentale per questo.
Se noi oggi vogliamo sapere in un certo punto del territorio dove si trova la nostra casa, come siamo messi in termini di rischio sismico, idrogeologico, che sono rischi che fanno morire nell'ultimo ventennio 700 morti per il rischio sismico, 200 morti per il rischio idrogeologico, per cui sono fenomeni che creano dei danni incalcolabili, oltre al danno in sé per sé di ciò che poi dell'infrastruttura, del ponte, della strada che cade, c'è il danno anche, si aggiunge il danno del tenere ferma una strada, una ferrovia, o rallentare il traffico per un tempo piuttosto lungo. Per cui ovviamente i danni umani e economici sono davvero incalcolabili. Se noi vogliamo sapere oggi dove si trova un ponte, dove si trova una casa, dobbiamo guardare un quadro che si chiama attualmente carta geologica a 100.000, che è come un quadro. Dobbiamo mettere il ditino su e andare a vedere. Quindi non è un sistema digitalizzato, è in produzione una cartografia geologica moderna che in altre nazioni europee già alla terza, alla quarta revisione, aggiornamento, che è ancora molto indietro. Per cui sia per cercare di dare impulso a questo tipo di informazioni digitalizzate e a tutte le altre informazioni digitalizzate dei sistemi territoriali e ambientali, penso che questo Recovery Fund può dare questo impulso, può essere ben utilizzato per dare quindi questa conoscenza, per poi, l'ha detto anche lei prima, se non si va per gradi rischiamo di andare indietro rispetto, di non seguire poi i tempi delle trasformazioni e dei processi produttivi. Per cui penso che le chiedo come il suo ministero quindi si pone nei confronti appunto di ricerca e sviluppo per la digitalizzazione dei sistemi ambientali e territoriali. Sicurezza sismica poi. Ottimo, ovviamente, il sisma bonus è stata un'idea strepitosa, un'idea meravigliosa, che per dare sia impulso all'economia, sicurezza alla gente. Io metterei prima la sicurezza e poi l'impulso all'economia. Innanzitutto la sicurezza. E mi chiedo come si vuol dare anche impulso. Quindi sisma bonus, penso che qualche difetto magari iniziale è ovvio, che come tutte le cose che cominciano è così. Ma sicuramente andrà a regime, sarà sicuramente una grande novità per la sicurezza e per l'economia. Si vedrà il frutto tra qualche anno sicuramente. Come invece vogliamo affrontare il problema degli edifici pubblici, in particolare le scuole. Il 41% delle scuole è in zona sismica 1 e 2, 15.000 edifici, dei quali 85% non è adeguata al rischio sismico. Quindi che significa che ci può essere la ricorrenza del 10% che avvenga un terremoto nell'ambito dei 50 anni, e questo terremoto, che ha una probabilità del 10% in 50 anni, potrebbe far crollare la scuola. Come ci si pone nei confronti di un sisma bonus, di un potente sisma bonus, quindi sia per tutti gli edifici scolastici e per le infrastrutture di rilevanza nazionale, strategiche e di edifici pubblici. In ultimo, per la sicurezza idrogeologica, non sarebbe il caso, oltre che spendere un bel po' di soldi ovviamente per la prevenzione della mitigazione, riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico e del rischio sismico, non sarebbe il caso, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, cominciare a pensare ad una delocalizzazione di tutto quel costruito, che è poi è ciò che accade in ogni alluvione? Se noi facciamo la conta dei morti, dei 200 morti dell'ultimo ventennio, probabilmente, ora non lo so, non ho mai fatto un calcolo del genere, la gran parte perché si abitavano o viaggiavano, attraversavano infrastrutture molto pericolose, perché abitavano sull'alveo del fiume,
nel fiume, per cui un ingrossamento, un normale alluvionamento del fiume ha tirato giù la casa. Ci sono delle ultime immagini, il terremoto, l'alluvione del 2 ottobre si caratterizza con un'immagine di una casa che è basculante, crolla, sta per crollare lungo un alveo. Quindi non potrebbe essere utilizzato per una delocalizzazione massiccia anche di case, quindi in territori più sicuri. Grazie. Grazie senatore Quarto. Senatrice Messina, se fa una domande proprio sintetiche, sì, forse il ministro riesce a rispondere, altrimenti io alle 14 devo chiudere. Sì, io ringrazio lei Presidente e ringrazio il Ministro. Lo ringrazio innanzitutto per l'ampia relazione e anche perché attraverso le sollecitazioni offerte dai colleghi ha dato possibilità a noi tutti di condividere ulteriori passaggi fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Devo dire che personalmente condivido l'impostazione valoriale anche di indirizzo, no? Che ovviamente specifica la necessità di ripensare una sostenibilità in termini ambientali, ma anche una sostenibilità economica, una sostenibilità sociale, tanto che mi permetto di avanzare anche una mia personale visione di come sia necessario parlare mai come oggi di un'economia ecologica e di un'ecologia sociale, proprio rimodulando la necessità di una crescita che sia sostenibile, ed inclusiva, simmetrica, come lo stesso Ministro aveva e ha indicato nella sua relazione e nella prospettiva del suo lavoro. Ora, tornando alle questioni di cui abbiamo parlato e che mi sembrano, insomma, di evidenza, ovviamente durante i passaggi parlamentari sia la Camera che il Senato hanno chiesto da parte del Governo, e ci stiamo lavorando noi stessi, assunzioni di impegni precisi per quanto riguarda il tema della transizione verde, quindi la necessità di definire un'ambiziosa ecostrategia nazionale per le aree urbane incentrata sui principi della riqualificazione. E condividiamo, immagino, anche con i colleghi il tema che la rigenerazione urbana incida non solo sulla qualità poi della vita dei cittadini, ma soprattutto è anche ha una grande attinenza con la sfera dei diritti delle persone e quindi con il tema delle disuguaglianze. Però porrei e richiamerei ulteriormente l'attenzione, anche se già in qualche risposta del Ministro ho colto già una motivazione in questo senso, proprio sul tema della sostenibilità dei grandi centri urbani, una sostenibilità che viene messa in discussione dopo il Covid. E quindi si pone il tema della resilienza dei centri urbani. È possibile ipotizzare una transizione da un modello di sviluppo ovviamente ecosostenibile, centrato sui centri urbani, ai centri urbani intermedi diffusi? Già in una sua risposta mi è parso di rintracciare, insomma, un'attenzione proprio in questa direzione. Perché in questo modo, ecco, immaginando ovviamente un'idea di centro urbano non più come agglomerato, ma come centro urbano intermedio diffuso, penso che si possa tentare di dare delle risposte concrete anche a quelle forme di marginalizzazione che generano disuguaglianze, che caratterizzano anche i centri urbani, fermo restando che poi potrebbero anche far venir meno i crescenti costi derivati anche dalle crescite ipertrofiche delle città. Ecco, cercare di sviluppare quindi delle connessioni con i livelli di città intermedi, passando appunto dalle città alfabetiche che le citava alle città delle relazioni. Penso che possa essere questo un elemento, diciamo, non solo innovativo, ma di svolta culturale che potrebbe senz'altro qualificare ulteriormente il lavoro che stiamo mettendo in campo. Quindi le chiedevo giusto, insomma, un'ulteriore notazione su questo. Grazie. Grazie senatrice Messina. Ministro, giusto una battuta finale per ultimi interventi? Con piacere, nel senso che in realtà il ragionamento della senatrice Messina stimola un po' il dibattito e lo amplia anche rispetto a quanto ha detto il senatore Quarto quando parla di delocalizzazione del costruito.
Adesso veramente in pochi minuti è difficilissimo affrontare un ragionamento così complesso, ma se andiamo a vedere come si sono formate storicamente le città si sono formate innanzitutto dove vi erano le condizioni ambientali più facili. E poi si sono sviluppate nelle epoche invece moderne, attorno a dove si riuscivano a garantire alcuni tipi di servizio, oppure abbiamo implementato servizi dove le popolazioni in qualche modo si stavano spostando. Questo che cosa ha creato? Ha creato un legame forte tra la funzione del centro urbano e i propri residenti, che in qualche modo la possibilità di invece di diffusione dei servizi, perché supportati da infrastrutture digitali, va a disgregare. È chiaro quindi che l'abbandono delle zone meno sicure sarà un fenomeno naturale nei prossimi 150 anni. Non sarà una risposta che riusciamo a dare nei prossimi 10, ovviamente, perché non è che possiamo vuotare Genova. Però è evidente che ci sarà un fenomeno di delocalizzazione del costruito rispetto alle zone che non hanno un sistema idrogeologico che regge i temporali, non mi viene un altro modo per definirli, eccetera. O nelle zone a più alto impatto sismico ci sarà uno spostamento, perché si potrà farlo proprio perché la maggior parte dei servizi saranno resi con altri strumenti, non con la vicinanza fisica. È un ragionamento molto interessante, adesso veramente ormai il tempo non c'è per completarlo, però credo che valga la pena farlo. Come dicevo prima, non è il ministero mio, cioè mio, scusate, ma ormai visto che ci vivo da febbraio lo sento abbastanza mio. Il Ministero dello Sviluppo Economico che mi onoro di dirigere pro tempore. Sono altri ministeri, anche altri che vanno coinvolti, ma secondo me il ragionamento su questi temi andrebbe veramente sviluppato in momenti di confronto pubblico e aperto e prolungato. Per quanto riguarda la questione della ricerca e sviluppo, sui sistemi di monitoraggio, eccetera, penso che l'esempio del ponte di Genova sia un esempio virtuoso di come una tecnologia prodotta in Italia andrà a monitorare quell'infrastruttura in continuo e in remoto e credo che lì ci sia tanta ricerca e sviluppo, tanta tecnologia. Penso che il tema dell'aerospazio, dove il nostro paese ha grandi competenze nel monitoraggio dallo spazio delle grandi dinamiche di trasformazione ambientale del globo, siano luoghi dove il nostro paese deve esserci, dove già c'è, e quindi ecco, questo è il modo in cui si deve incentivare la buona ricerca e sviluppo in settori strategici. Io mi fermerei qui, vi ringrazio per gli interventi e per l'ascolto. Grazie Ministro Patuanelli per questo direi prezioso momento di confronto con la nostra Commissione, che è stato particolarmente apprezzato anche dai colleghi, visto i numerosi interventi e fra l'altro devo dirle c'erano anche ulteriori richieste di intervento da parte di colleghi, ma per questioni di tempo non possiamo. Quindi se lei è d'accordo, i colleghi sono sicura che lo sono, potremo prevedere magari anche successivamente magari un ulteriore momento di confronto con lei. Io per ora la ringrazio davvero per la disponibilità e la saluto a Molto nome della Commissione. assolutamente a disposizione cioè, lei sa personalmente sa bene quanto mi manca il Senato, quindi Lo so benissimo, lo sappiamo ed è vengo manca volentieri a trovarci. la sua presenza in Senato, manca anche a noi. Grazie, Ministro, Grazie, e a presto. arrivederci. Dichiaro chiusa la seduta. Grazie.